era 33 anni che era stata chiesta, quindi insomma ci siamo, credo sia importante, no? Per una mobilità diversa e anche per poter vivere il mare di Roma in maniera più rispettosa dell'ambiente. È molto frequentata, adesso a prescindere da oggi c'è questa manifestazione, abbiamo riscontri molto positivi e sono molto contenta. Grazie mille. Oggi è un giorno di festa, oggi qui si libera un concetto, quello della mobilità sostenibile, la partecipazione è già tanta, saremo tantissimi, ma soprattutto è un esperimento questa pista ciclabile che per il momento viene appunto testata, la renderemo sicuramente più sicura, più bella, più accessibile, ma bisognava partire, noi l'abbiamo fatto, ne siamo veramente soddisfatti perché poi è usata soprattutto dai bambini, da persone che per troppo tempo andavano in bicicletta sulla strada e rischiavano la vita. Sicuramente, guarda, è qualcosa che i cittadini stavano aspettando da tanti anni, da tantissimi anni. Abbiamo addirittura una richiesta fatta dal WWF, abbiamo trovato dal 1987, dove si chiedeva proprio questo collegamento di tutto quanto il lungomare, insomma, che è giusto così, deve essere ciclabile come tutti quanti i lungomari d'Italia, come tutti quanti i lungomari direi del mondo. Questo è un passo avanti proprio per la città. Innanzitutto la pista ciclabile Ostia la meritava, alla pari di tutti gli altri comuni costieri, ed era strano che ancora un collegamento così di ampio raggio mancasse. Oggi partecipiamo a un'azione civica e per cui già vedo tanti ciclisti, tanti appassionati, ci fa piacere, anche noi del municipio abbiamo aderito e passiamo una giornata insieme agli altri e questo insomma ci fa anche contenti perché sapevamo che realizzando una pista ciclabile su Ostia avrebbe anche dato un impulso maggiore sull'attrattiva del lungomare, perché poi ricordiamoci che questo è il lungomare di Roma e non solo di Ostia. Guarda, sono 33 anni che avevamo fatto richiesta, il WWF aveva fatto una richiesta della pista ciclabile e fino ad adesso niente. E quindi noi la vediamo solamente che positivamente. Speriamo che questo sia un primo passo verso una nuova visione di mobilità per il territorio, visto che Ostia si presta, è sempre tutta pianeggiante. E un punto poi a favore della ciclabile è proprio questo, adesso i ciclisti hanno la loro corsia e non invadono più le macchine, nella corsia delle macchine, né i pedoni sul marciapiede, perché prima con il lungomare che si correva a tutta, i ciclisti passavano sul marciapiede anche se non dovevano, mettendo in pericolo anche i pedoni stessi. Adesso anche i pedoni avranno un loro bel marciapiede senza problemi dei ciclisti.